Ah, ok. Marino, pronto per questa nuova stagione? Pronto? Prontissimo. Ci siamo. No, dai, sono felice che stiamo ricominciando e niente. Cosa vi aspetti? No, adesso innanzitutto mi aspetto di fare un ritiro importante che ci metta subito nelle condizioni di partire forte. Cosa hai detto ai nuovi arrivati? Ah, i nuovi arrivati, sinceramente, li ho appena visti, ci siamo salutati, vabbè, solite cose, benvenuto, come va, come non va, e poi vediamo. Senti, ma a Ghiringhelli gliel'hai detto che anche se lui ha giocato due finali playoff, tu vieni da una stagione clamorosa? Sinceramente no. Ripeto, poi non abbiamo ancora avuto tempo perché siamo appena arrivati, è da poco che siamo qua, siamo arrivati stamattina da un paio d'ore, quindi ci sarà tempo e modo per conoscerci. Che Serie B credi di ritrovare? Sicuramente sarà un campionato difficile, che non c'entrerà niente con quello che abbiamo disputato da poco. Sarà tostissimo, ma come ho detto prima, l'importante è partire forte, prepararsi bene adesso e dopo vedremo un po' come andrà. Facciamo un passo indietro, parliamo dell'estate, perché io sono terribilmente curioso. Ti ha chiamato qualche collega, ex compagno, ti ha chiesto, ma come avete fatto a Ah, fare quello che vabbè, avete fatto? sì, è normale che qualcuno, vabbè, che ho ritrovato, che ci siamo sentiti, normale, sono tra virgolette stati tutti stupiti perché poi, ripeto, quello che abbiamo fatto quest'anno è veramente, penso sia una cosa irripetibile, però c'è sempre da migliorare, quindi quest'anno vedremo. L'importante è adesso lasciarsi alle spalle quello che abbiamo fatto e pensare a quello che arriverà. Il calciomercato è appena iniziato, ci sono squadre di Serie B che ancora devono annunciare i rispettivi allenatori, però da quello che stai vedendo, quali sono, diciamo, le tre squadre, le tre realtà che ti incuriosiscono di più? Guarda, sono sincero, adesso in quel mese qua ho pensato solo a stare a casa con la famiglia e basta, con i miei figli. E non ho ancora guardato sinceramente chi può essere o chi non può essere una squadra da battere o difficile, una squadra piuttosto, quella più in forma. Ripeto, adesso sono qua, partiamo oggi e poi vedremo. Invece la Ternana che arriva, che torna in Serie B dopo aver battuto e o eguagliato 18 record di Serie C, insomma, come si piazza? Come ho detto prima, sono dell'idea che quello che abbiamo fatto dobbiamo, tra virgolette, cancellarlo, non pensare assolutissimamente che sarà come l'anno passato, sarà tutto nuovo, sarà un campionato totalmente diverso, dove, ripeto, già da oggi dovremo metterci con la testa pronti per affrontare qualsiasi partita come abbiamo fatto lo scorso anno. Tu sei uno dei rossoverdi che ha condiviso lo spogliatoio in carriera con uno dei nazionali di questo Euro 2020. A Grosseto c'era Ciro Immobile. Ah, oh, beh, ma Ciro, cioè, non sto qua, non devo giudicarlo io, non devo parlare, cioè, è lì da vedere, è attaccato fortissimo, è giusto che sia lì, se lo merita, anzi prendo l'occasione per fargli i complimenti. E niente, sicuramente come ti ho detto prima non lo scopro io, però mi fa piacere. Se vogliamo, ci sono tanti azzurri che hanno giocato anche in Serie B, prima poi di diventare giocatori importanti di Serie A, ecco, e poi magari ritrovarli a giocare Sì. una finale dell'Europeo. È anche un bel messaggio per i giovani che si affacciano anche al Vabbè, ma campionato di B. quello sì, l'importante è credere sempre in quello che si fa e non arrendersi mai. Poi i risultati alla lunga arrivano. Perché poi i risultati alla lunga arrivano, ma poi possono arrivare anche a Sì, 35 oh, anni, voglia, sì. magari con Non c'è prestazioni. mai, non c'è mai infatti, per quello che dico che non bisogna mai arrendersi, mai. E poi alla fine se uno ci crede, poi i risultati arrivano, come del resto lo è stato per me e per noi lo scorso anno. Però se lo scorso anno avevate una sorta di collinetta di sabbia vicino agli alliberati lì dove vi Sì. Oddio, allenavate, quest'anno insomma siete a mare, quindi la sabbia quanta me ne pare. infatti mi sa che sarà tosta conoscendo anche il prof. No, vabbè, a parte gli scherzi,
penso che la collinetta resterà perché è giusto che resti di dov'è. Non sono scaramantico, però dai, negli ultimi anni un pochino.